prima ai collaboratori, poi a tutti i concittadini, abbiate fiducia, ripartirà anche il commercio, ripartirà la vita nostra. E ho poca fiducia nel governo, però apriamo le porte anche a loro. Io sono convinto che noi dobbiamo rimboccarci le maniche appena ci danno mezz'ora dopo che ci hanno dato il via e ricominciare da capo, come d'altro canto in 53 anni credo di aver fatto più volte e sempre a buon fine fino ad adesso. Magari mi mancherà il tempo, però ce la metto tutta ancora. Piero Iacomoni, imprenditore aretino, patron di un'azienda, Monna Lisa, che da 40 anni veste i bambini di tutto il mondo e fattura milioni di euro. Si presenta alle nostre telecamere con il sorriso che lo ha sempre contraddistinto e non manca nemmeno ai tempi del coronavirus. L'azienda è chiusa, i dipendenti sono a casa, per loro c'è anche un'assicurazione se dovessero ammalarsi di Covid-19, ma il lavoro è ripartito, seppur in piccolissima parte, per produrre mascherine. Circa 17.000, quelle già in produzione, la maggior parte già consegnate alle forze dell'ordine, mentre per la distribuzione in ambito sanitario si attende la certificazione. Il bello delle persone della Monna Lisa è stato quello di fare corpo. Hanno fatto veramente belle cose, cioè, dice non te l'aspettavi, francamente no, perché non mi aspettavo nemmeno il coronavirus, però il bello di sentirsi accanto a delle persone che alla fine lavorano volentieri è stata una grande bella cosa avvenuta. L'altra anima di Monna Lisa, la stilista Barbara Bertocci, ci racconta di come è nata l'idea di mettersi a disposizione per produrre i dispositivi di protezione individuale, nonostante le grandi difficoltà nel reperire materie prime. Diciamo che dopo il 20 di febbraio noi dovevamo andare a Milano, abbiamo rimandato il viaggio perché abbiamo sentito le notizie il venerdì sera al telegiornale e ci siamo un po' impressionati, anche sapendo quello che era successo in Cina, perché avendo comunque dei collegamenti molto forti con la Cina, perché abbiamo diversi negozi, quindi un indotto che ci aiuta nel nostro lavoro, abbiamo capito subito che anche in Italia sarebbero mancate le cose più importanti. Quindi ci siamo subito organizzati per trovare il tessuto idoneo e per fare queste mascherine. E così abbiamo cominciato. È stata una cosa piccola, perché all'inizio trovare anche il metodo giusto per far lavorare le persone in sicurezza non era semplice, e quindi non possono lavorare tutti perché devono essere distanziati di 2 metri. Comunque abbiamo cercato di fare il nostro meglio, il tessuto è arrivato e abbiamo cominciato a fare le mascherine. Ci siamo organizzati anche per fare le tute per gli infermieri, per i dottori, per i reparti di terapia, le tute proprio quelle integrali per la terapia intensiva. E appena ci arriva il tessuto faremo anche quelle. E in questo momento c'è uno spirito d'insieme nelle persone, una voglia di comunque combattere insieme, che unisce e scavalca tutte le differenze, tutti i rancori, tutte le cose brutte che ci possono essere. Cioè si supera tutto perché insieme vogliamo vincere.